Allora, Bambaro siamo a posto. Ci manca un Palumu. Oh, salve! Tre Glavenus. Nargacuga e Odogaron. Partiamo dal Palumu. Qui ci togliamo dalle balle. Sì, dai. E tra l'altro non so quale fare, se l'alfa o la beta, sai. Beh, intanto prendiamo le monete, poi ci penserai. Un passo alla volta, dai. Va bene. Pronto. Stavo pocciando Kuro-chan nella vasca, io. Che cacchio. Tu cosa usi? Fucile. Io voglio cambiare un po', però so già che me ne pentirò, vero? No, dai, verrò col falcione, andiamo sul sicuro, va. Protocarro, chissà come facciamo adesso. Guarda, basta che ci siano due lame. Se ci sono le lame doppie, sono già contenta, sono già a posto. Sai che mi piace un sacco sto baschettino qua? È Molto bellissimo. d'Artagnan, effettivamente. Pronta? Aspetta che sto guardando se ho altro cibo, ma purtroppo no. Pronta, vai. E non so cosa vuoi. Quanto Del devi mangiare? cibo protezionale. Che ha senso? Questa parola esiste? E se non esiste, esiste da ora. Che mi spiace un sacco che ogni volta bisogna tirare giù le noci scoppio. Dove sono? Ah, i sassolini. Ciao Paolino, che spavento! Non ti aspettavo così in prepotenza. Vabbè, senti, pensaci tu con le cose che mi hai detto che hai già trovato le noci scoppio. Non l'ho preso. Voilà. Bravo, tu sì. Grazie, grazie. Cosa sta scoppiando, scusa? Ah, tu hai il Colpa fucile? mia. Aia, che doloro. Ma perché si sposta sto maledetto? Non sta fermo a farsi colpire? Io non lo so, sto maleducato. Ma che istinto di che cos'è? Non mi ricordo mai queste nuvole di veleno. Io non lo uso mai perché io vado sempre sul danno esplosivo, punto. Io non esploro molti tipi insetti. E se no ci sarebbe anche paralisi. Sì, veleno, paralisi e scoppio, cioè. L'ho buttato, cioè, il mio insetto l'ho buttato giù veramente. I miei insetti sono diventati fortissimi. Cosa fai a terra, In scusa? piena faccia. È la modalità da cecchino. Si mette giù per terra. Ah. Fai lo sniper praticamente. Dovrei affilare. Che cacchio, quando mi attacco sulle ali per fare quella cosa vomito. L'inquadratura si agita un sacco. Guarda che se gli si rompe quell'ala lì. Sono già rotte. No, sono solo un po' ferite. Ma lo butti giù tu o faccio io? No, io adesso devo affilare un attimino. Se aspetti un attimo così poi infierisco pure io. Vai, che avevo l'affilatura veloce. Eia. Aspettiamo che si avvicini a una parete però, perché così. Occhio alla sonno! No, perché? Cosa no? Era praticamente. Eravamo in volo e lui ha planato sul muro. Ah, non me ne sono accorto, io l'ho visto salire verso l'altro e buttare una nuvola di sonno incredibile, tipo. Aiuto! Rompi tutto, rompi tutto.
I danni fanno schifo però, perché? Ma non è vero, non fanno schifo. Faccio dei 20, dei tristissimi 20, quando sono abituata a vedere dei 60, tipo. Perché quella non è il tuo equipaggiamento. Non è la mia build, dannazione. Tristezza. Ora arrivano i danni incredibili. O meglio, ci si prova. Ecco qua. Brava. Dove andiamo? Maledetto pipistrello uccellaccio coso. Cade, cade. Cioè, gli faccio dei danni decenti solo in faccia. Voilà, su postone. Povero. È caduto? Sì, è vero. Con quella roba sul postone. Sedere. Era il minimo. Non ho neanche visto se si è avvelenato qualche volta, sinceramente. Non ci ho fatto caso, sai. Ok. Meno male che ho preso il falcione, guarda, perché sennò con... Vabbè che c'è il rampino, ma sennò con spada e scudo non so come l'avrei colpito quando vola. Quindi devo continuare a rampinarmi. Che bravi che sia stati. È stato anche veloce, dai. Mi è andata bene. La fatica. Io sembro un russo con sto coso in testa. Però siamo stati rapidi. Tu sei D'Artagnan, io sono Rasputin, tipo. Non è possibile. Rasputin era forte. E questo è apparso Lisvaldo. Che palle, proprio adesso doveva apparire Lisvaldo. Vabbè. Ma tra l'altro hai visto quel trailer che esce? Oh, è uscito quello nuovo. No, non l'ho visto. L'Urco è qualcosa, si chiama. Si chiama? Urco è qualcosa. È un drago cornuto, praticamente. Basta, draghi cornuti agitatissimi, per favore. E parlando di agitazioni, direi che facciamo i due... Ma sai che tutti i piatti che ho qua disponibili danno provocatore? Tutti. Guarda, io ti consiglio di prenderli perché ho appena fatto la missione con doppio Dogaron. Vieni, facciamo il bagnetto intanto che Lari si diverte a scegliere il suo piatto, vai. Ti è Curocial. Ma no. Guarda com'è felice Curocial. Io provo, magari non mi dà provocatore. No, non me l'ha dato. Non me l'ha dato. Guardami sto gattino. Una volta. Mi sto divertendo col gatto mentre tu soffri. Fa niente. Ah, unisti la missione. Con quanta fare... gioia. Doppio Dogaron. Maestro 5. Ma quindi quello è l'arco nuovo, il Toxati da ora? Non ce l'ho su, no, dove me l'ha messo? Ce l'avevo su, ma ho messo una spada adesso, non so perché. Sì, comunque sarebbe l'arco nuovo. Quello di ieri sera, che ci è costato sì, tanta fatica. Tanta fatica e dolore contro il Kushala. Esteticamente non è molto capisco bello. Perché... dimmi. Non capisco perché abbiamo fatto così tanta fatica, sinceramente, per fare quel robot lì. Perché quel robot lì soffia, maledetto lui, non deve soffiare, che palle. Soffiatore folle. Allora, io potrei venire da Power Ranger con l'arco, ma che bello che è. Oppure con la lama caricata, o con le lame doppie. Io farei doppio arco se fosse. Arco, vai, fatta. Faccio Power Ranger, fatta. Io non so se siamo simili. O l'elmo, infatti, ho l'elmo di quel coso che hai anche tu, non mi ricordo più quale set. Però dai, il momento... La versione femminile non è brutta. Ma alla fine sono è quella delle simili. Giana. Sì, sono quelle delle Giana alla fine. Abbiamo solo la roba delle Giana e boh. Di solito c'è molta più differenza tra i due modelli.
sonno, potenza, veleno, corto raggio. Ok. Va bene. Andiamo. Se per caso usi il sonno, dimmelo, che così ci siamo uniti in un unico essere, così lo uso anch'io e magari riusciamo ad addormentarlo. Ma dici che sono su entrambi, no? Cosa? No, no, pensavo ci fossero entrambi gli Odogaruni, invece... No, spero ce ne sia uno per volta, perché sennò diventiamo scemi. Forse ha tempo. Ce n'è uno, è probabile. E ci ha già visto, guardalo. Sto maledetto. Ascolta, vai a Ma girare sotto visto? La trappola. Ha visto me? Vieni, sto girando sotto la trappola, tirala. C'è l'Odogaruno adesso. Tienilo lì, arrivo, Tiro? Vai, tiro. No. No. Non l'hai preso? Ha preso un 500 anche se non te l'ha segnato. Yeah! Tribola, che tanto qua non ci va vicino nessuno. Ma ho tentato di fare prima indebolirgli le zampe. È un casino che non uso l'arco. Io per riprenderci la mano ci ho messo un po'. Mamma mia. Gli arciaioli. Perché mi è venuto arciaioli. Perché noi non lo facciamo mai, però sarebbe carino fare. Perché è un battimento con la doppia build. Build, sì, però ci vorrebbero build che funzionano, perché noi usiamo armi molto diverse alla fine. Tu usi molte armi grossi, tipo il martello, il corno, io uso armi un po' più veloci. Fucili, io fucili li uso mai. Ci hai provato, è brutto, schifezzino. No, io ho messo... ok. C'è il perforadraghi. Ma sono draghi pronto. Vai. Con chi ce l'ha? Con nessuno, perché sta natissimo. Boh, l'hai preso due volte perché ci è corso dentro una seconda volta e si è preso il danno doppio. Beh, allora ogni tanto le buone notizie ci sono. Sì, dai. Stai fermo. Maledetto tu. Ok, preso. È arrivato l'altro. No. E se mi hanno preso, sono preso una testata doppia. Io tribolo in direzione mostri. Qualcosa colpirò. Io ho un'idea, ma mi è andata male. Anch'io un'idea, aspetta. Volevo fare scontrare. Ci provo. No, si è girato, no, sto maledetto. No. Però l'altro è mezzo imbambolato, dai. Non si sa bene cosa stia facendo. Pensi di riuscire ad ammazzare. Ah, c'è anche la trappola macigno. Lo so, ma non ho idea di come usare la trappola macigno in questo momento. Non c'è. Io avrei un'ideuzza. E vengono tutti da te. Appunto. Sei pronta col macigno? Sì, vai. Ops, cacchio. No, fammi cadere. Ok, andiamo giù. Cuccioli! Di qua. Niente, sono di qua. Da me. Questo è da Ehi, me. Qui, vieni qua, Odogaro, un brutto. Vabbè, io tiro se c'è sotto qualcosa bene. Forse sì, uno... Uno c'è, ok. Uno c'era, uno ha preso 400. Quello lì che è caduto ha preso 400. Ok, ci ho provato. Prova a farne addormentare uno, dai, vediamo. Sparo sul blu, col sonno. Ok, allora faccio anch'io. Ma l'avessi preso, cacchio. E dormi.
Ok. Fatto? Ok, proviamo ad uccidere l'altro se non lo colpisce. Vado di potenza. Che cacchio. È stata comunque una buona idea aspettare ad avere il sonno. Per fermare nemmeno un po' uno. Sì. Non è che si è avvelenato, io sto sparando un sacco di veleno, ma... Ok, si è svegliato. E dai, coso... Ok, è andato. Ok, buono. Buona strategia. Una volta ho avuto una buona idea io. Sei stata bravissima, sei stata. Via, aiuto. Penso io, almeno ci provo. Un altro sasso non c'è? No, comunque. Ok, ha lasciato cadere un sasso. Ammazza draghi, pronto. Tira, aia. Mangia Messi. Ah, vero. È caduto? Yeah. Mamma mia. Fermino lì stai. Fermino sotto i triboli. Fai il bravo. Bravissimo. Sì. Cosa avremmo fatto? In teoria B. So, sì, penso anch'io che una B, dai, ce l'avranno data. Ripeteremo la seconda volta perché sarà da fare una seconda volta. È probabile. B. B. 11, sotto i 10 non c'eravamo, ma fa niente. Sì, io ne ho avute solo due dello Dogaron e due cinture nere. Il video di oggi termina qui, stavamo costruendo le nuove armature build da curatore e ci servivano appunto le monete che venivano date dalle missioni arena, quindi abbiamo dovuto completarle. Che dire, ogni tanto è interessante fare qualche caccia con delle build che non sono tue, le missioni arena sono interessanti per questo, ti danno dei set preimpostati e tu devi scegliere uno di quelli per affrontare la caccia, però lo percepisci quando una build non è la tua, infatti io sentivo la mancanza di un sacco di cose, soprattutto durante lo scontro con l'arco, sono abituata ad avere certe abilità che non avevo, ma comunque sia, l'abbiamo gestita bene, soprattutto il doppio Dogaron è stato gestito bene col sonno e tutto quanto, ce l'abbiamo fatta. Comunque, come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like ed iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti! Ah, sotto state vedendo il set dell'Osvalda, l'ho fatto in questo periodo che eravamo fermi, non so perché ma esteticamente a me piace un sacco.